Bella a tutti, ben ritrovati sul nostro canale qua è Dolis Brothers e benvenuti nel nuovo video unboxing Pokémon. Siamo ritornati dopo tantissimo tempo, dopo le ferie che ovviamente vi ho fatto vedere su Instagram con il cartello chiuso per ferie con il nostro bellissimo Mago Nero, ma oggi siamo tornati, ci siamo riposati, l'estate è passata, ora si torna a spacchettare e a portare contenuti di nel mondo nerd. Aspettatevi contenuti, anche un ritorno di Yugi perché ho iniziato a rigiocare con dei miei amici, ho iniziato anche a prendere bustine e altro, quindi aspettatevi sicuramente i contenuti nuovi su Yugi e anche Master Duel, ve lo porterò per la prima volta, non solo due links che ho già pronti e alcuni unboxing di quello, ma Master Duel arriverà sicuramente. Io intanto vi invito a iscrivervi al canale, vi lascio qua il tag @DuelistBrothers, ci chiamiamo così sia qua che su Instagram che su TikTok, quindi non potete sbagliare, pubblico i video mercoledì e sabato alle 15, da oggi ovviamente, perché prima in estate non ho pubblicato niente, mi sono preso una piccola pausa, e poi degli shorts, reel e TikTok ogni tanto, quando capita. Oggi siamo qui per un nuovo video unboxing di Pokémon, come vi ho detto prima. Oggi andiamo ad aprire una collezione che mi ha regalato la mia ragazza, di un'espansione che non abbiamo ancora mai aperto, ma è molto interessante, e oggi andremo a vedere sia le carte che la collezione di illustrazione di King Gambit. Bellissima collezione, è una mini collezione come quella di Honey Leap che avevamo aperto, ha le bustine di segreto fiabesco dentro, la bellissima promo, anzi le tre promo e la bellissima promo variant di King Gambit. Andiamo a leggerci la collezione e a vederla nella sua integrità, nella sua interezza. Segreto fiabesco, King Gambit atterra chiunque osi sfidarlo. King Gambit trionfa su tutti gli avversari per diventare il comandante della propria armata. Con questa nobile collezione potrai aggiungere il Pokémon Gran Spada dalla tua squadra sotto forma di carta promozionale. Inserirà l'illustrazione, affiancata da due carte olografiche di Ponyard e Bisharp. E non finisce qui, troverai anche 4 boost dell'espansione speciale Scarlatto e Violetto, Segreto fiabesco. Questo è quello che contiene la collezione, per chi vuole. Se lo ferma e si legge il totale della collezione. Intanto che vado ad aprire vi dico le carte più interessanti. Ci sono molte artwork alternative, ovvero Cassiopea, poi c'è Anfora Terrestre, ci sono Okidogi X, Picerante X, Mukidori X, c'è l'energia base oscurità, le sto un po' leggendo, Persian alternativo, poi c'è Duskull, ce ne sono davvero tante, Ondom, comunque ci sono tantissime carte bellissime e noi punteremo ad andare a trovare ovviamente le alternative. Non so ancora il trick, quindi lo scopriamo insieme, e intanto però vado a regalarvi il codicino della collezione. Scollicciate sempre perché vi regalo i codicini e comunque hanno anche loro un loro valore, un buon valore, non costeranno 20.000 euro, però comunque potrei, al posto che vendermi, ve li regalo, quindi fatemi sentire il vostro supporto. Abbiamo la prima, che non è una promo, ma è una carta normale, con la rarità Cosmo, di Ossidiana Infuocata e Bisharp, che lo mettiamo qua. La seconda carta, che però vabbè, sarebbe il primo stadio, è Ponyard, sempre di Ossidiana Infuocata, di Cosmo, un Cosmolo, sempre, come vedete, OBF. E abbiamo l'ultima, che è la più bella, ed è il nostro King Gambit. Gli hanno dedicato una collezione a questo Pokémon Spada, che ha una sciabola sulla testa, sul suo specie di elmetto, con super squarcio e atterramento. Questa sì che è una promo di Scarlatto e Violetto, ed è la numero 130, che andrà dritta nel mio raccoglitore. Bellissima. Abbiamo queste 4 bustine, ne aprirò 2 io, 2 la mia ragazza. Io aprirò questi 2 pacchetti e la mia ragazza aprirà questi 2 che lasciamo sullo sfondo. Intanto vi dico subito che i pacchetti mi fanno impazzire il colore, perché per me il verde e il viola barra rosa, questo magenta qua che c'è, è bellissimo, davvero stupendo l'accoppiamento di colori. Forse supera questo accoppiamento solo il giallo e il viola, perché a me fa impazzire. Comunque iniziamo, Scarlatto e Violetto dovrebbe essere il trick A1, ma vediamo se mi sbaglio o no. Primo pacchetto in assoluto di Segreto fiabesco e andiamo. Primo codicino che vi vado a regalare. Questo deve essere l'energia. E infatti abbiamo trovato l'energia Holo. Non so se vedete, un'energia con dei quadratini.
Molto bella. Andiamo con Toxicroak, Eevee, Varum, Zubat, Decidueye, Ali Rasenti, Cassiopea, che però la vogliamo trovare in un'altra rarità. La prima è una Tempo Futuro Falena Ferrea, in un'altra artwork, molto bella. Faccio vedere anche un po' la foilatura. Abbiamo Sidra, bellissima anche questa reverse. E abbiamo una holo normale ed è Cresselia. Il nostro primo pullettino è Cresselia holo. Ma non ci perdiamo in chiacchiere e andiamo con la seconda. Sono stato molto lontano da Pokémon e da tutto quello che riguarda il mondo di carte collezionabili e non ho guardato quest'estate, infatti molti di questi Pokémon non li conosco, quelli soprattutto in copertina qua di Segreto Fiabesco, non ho presente quali sono, ma sicuramente mi recupererò i Pokémon. Intanto vedo brillare di un rosso acceso e veramente sono curioso di vedere che carta è. Comunque, Rowlet, Frixur, Persian, Dusclops, Hypno, Crobat. Abbiamo Macchina di Xante. Abbiamo, infatti, vedevo brillare tutto rosso ed è una carta strumento di quelle, secondo me. Esatto, Laser Pericoloso. È una carta strumento strana che non mi ricordo come si chiama la rarità. Se la trovo, ve la metto in sovraimpressione. Comunque. È davvero davvero bella, la mia prima in questa rarità qua. Comunque, ah, è asso tattico, questa è una rarità asso tattico. Abbiamo trovato Laser Pericoloso asso tattico, davvero bella. Abbiamo Golbat e l'ultima carta è una holo normale ed è un bellissimo Copperajah, Pokémon che comunque a me piace e mi dispiace anche non essere riuscito a prendere la sua collezione perché era davvero davvero tanta roba. Intanto cambio l'ordine, metto qua e il Dugussina qua davanti per la mia ragazza. Adesso andiamo col solito cambio di postazione. Eccoci con il cambio di postazione con le ultime due bustine che la mia ragazza andrà ad aprire. Vediamo, questo dovrebbe essere Anfezant, quello davanti alla bustina. Non vorrei dire una stupidata, correggetemi nei commenti se mi sbaglio. Abbiamo il codicino che vi regaliamo. Andiamo con l'energia che è un'energia psico. E partiamo con Forfù, Dartrix, Absol, Ondoom, bellissimo artwork, Galvantula, Malamar, anche questa artwork incredibile di Malamar, Genesect, mamma mia che artwork ragazzi, questo è Segreto Fiabesco. Adesso tutte stupende, abbiamo per la prima reverse, con questa foilatura reverse stranissima fatta a esagoni con delle Pokéball, Cresselia. La seconda è un'altra reverse del Galvantula che ho esaltato prima. E l'ultima, attenzione, la mia ragazza forse ha pullato la prima X ed è un Kindra X. Anche questo davvero bello con ordine sovrano e idropompa. Andiamo a metterla vicino a Laser Pericoloso. Molto molto bene. Andiamo, un'ultima bustina, se ci regala un'ultima gioia siamo contenti e andiamo a dormire felici. Codicino sempre per voi. Fatemi sapere come sempre sotto nei commenti anche se trovate qualcosa in questi codicini che noi vi regaliamo. Abbiamo l'energia al buio, questa volta normale. Andiamo con Joltik. Frexur, bellissimo Pokémon e bellissime evoluzioni. Persian. Ancora Furfrou. Mochi soggiogante. Attenzione, hanno aggiunto anche i Mochi. Malamar, che ho detto che è bello e me l'ha ridato giustamente. Arte segreta di Nina, la prima reverse è Accademia di Notte, la seconda reverse è un Zorua, anche questo bellissimo, e l'ultima carta è una normale ed è un Haxorus, bellissimo. Ho chiamato comunque gli stadi di Fraxur, non so come lo chiamate voi, e infatti me l'ha dato. Davvero belle le carte, il bottino per noi è con un bellissimo King Gambit promo. Alternativa stupenda, ne ho trovato, vado in ordine di importanza, un Kingdra X davvero bello e un Laser Pericoloso asso tattico, la nostra prima asso tattico, guardate come brilla, bellissima. Le asso tattico sono davvero davvero belle. Io come sempre vi invito a iscrivervi al canale, mettere like al video, commentare se vi è piaciuto il ritorno con il botto, con questa collezione
illustrazione di King Gambit. Molto bella, e fatemi sapere se magari volete altri episodi di unboxing di Segreto Fiabesco, e sicuramente tornerò anche con altri episodi di Yugi. Io vi ricordo che uscono i video il mercoledì e il sabato alle 15 e noi ci vediamo come sempre con i soliti appuntamenti settimanali. E ciao!